Ecco, 55 anni di attività e il solito entusiasmo di sempre nel mondo degli strumenti musicali. Oggi è leader internazionale e nazionale in tutti gli strumenti e i suoi esordi si puntavano sulle chitarre, mi ricordo, e quelle ribelli della musica beat, da quelle a forma di freccia di Shel Shapiro dei Rocks, a quelle altrettanto taglienti dei Nomadi di Augusto Daolio e mi ricordo pure i New Dada di Maurizio Arcieri, una leggendaria storia nel paese che all'estero ci identifica generalmente con il mandolino, lo sai. Ne parliamo col dinamico Stelvio Lorenzetti, non potevo usare un altro termine per te, che è amministratore delegato della società. Ascolta, la prima domanda forse è scontata, però filosoficamente parlando, cosa sarebbe una civiltà senza musica? Guarda, facendomi questa domanda mi inviti a nozze perché io tra le tante cariche che ho anche una carica che è quella di vicepresidente della DISMA, che sarebbe la nostra Associazione Nazionale Distribuzione Industria Strumenti Musicali e Artigianato. E siamo tutte le aziende produttrici, distributrici artigiane e in questo ambito cosa dibattiamo? Dibattiamo proprio di quello che tu stai chiedendomi, no? Cioè una società senza musica. In questi giorni stiamo verificando con il governo. Cosa significa una società senza musica? Ne stiamo vedendo i risultati in tutte quelle società dove con grande dispiacere vediamo cosa sta succedendo, vediamo i paesi arabi, i paesi cosiddetti islamici dove la musica non può essere approfondita, non può essere insegnata. Quindi la musica, cioè una civiltà senza musica porta a cosa? All'oblio, alla perdizione, al nulla. Un uomo senza musica è un uomo senza le sue basi che lo collegano non tanto terrenamente ma quanto divinamente. Cioè, ogni uomo, io dico che ha una parte insita in se stesso che lo avvicina a Dio, no? Che poi sia il Dio dei cristiani, il Dio dei musulmani, il Dio dei maomettiani, cioè, c'è qualche cosa, un'entità, no? Diciamo che è una grande cuna per l'esistenza, Esatto, cioè se è una vogliamo nostra, dirlo così. è una parte di noi stessi che ci avvicina all'aldilà, all'alto, a Dio. E vedere e pensare una società senza musica per me sarebbe veramente terribile. Tra l'altro, ci sono anche degli studi scientifici, fatti da scienziati americani, i quali hanno proprio verificato che un bambino che in tenera età apprende musica, nella sua crescita lui apprende molto meglio tutte quelle materie matematiche, cioè sviluppa una parte del suo cervello che non svilupperebbe se non avesse studiato la musica. Quindi al di là del lato, diciamo, divino, no? Del lato spirituale, del lato che trasforma l'essere umano in qualcosa di più alto. Ecco, la musica che trasforma qualcosa, un uomo in maniera più quasi angelica, celestiale, c'è anche il lato scientifico che ci aiuta proprio a crescere come cervello, quindi ci dà una marcia in più per affrontare la nostra vita. Ecco, vorrei dire addirittura proprio per condensare anche il tuo pensiero, che aiuta anche a scoprire se stessi la musica, soprattutto Assolutamente. a questo. Senti, invece noi parliamo anche dei cambiamenti, no? Il vostro cliente musicista, tu che segui insomma da sempre questo ambiente, allora il cliente musicista del passato del millennio e quello di oggi, cosa è cambiato? Ma per millennio intendiamo 1900-2000 in questo senso, sì. Ma guarda, io credo che prima l'utente, il musicista, era un, chiamiamolo così, un stand alone,
passami il termine, un musicista stand alone, cioè tu ti compravi la chitarra perché la vedevi in una fotografia, oppure sentivi un tuo bel 33 o 45, no, 78, quando c'erano noi che avevamo una certa età, ci ricordiamo dei 78 giri, e tu per emulazione compravi la chitarra, poi te la facevi insegnare, addirittura Oliviero Pigini, dei pionieri della musica, portavano l'insegnamento della musica a noi, no? Diciamo, amanti della musica. Certo. E poi cosa facevi? Da lì ti creavi la tua piccola band, eccetera. Oggi, secondo me, il musicista è un musicista online, è diventato globale, cioè oggi tu ti colleghi sul tuo PC, sul tuo tablet, fai musica con personaggi che sono a 10.000 km di distanza, impari una lezione di Massimo Varini stando seduto a casa e tu ti colleghi sul suo sito YouTube, apprendi, fai lezione, lui ti fa lezione. E addirittura sto vedendo delle nuove frontiere che stanno avvenendo adesso, che si fa band a poli distanti nel mondo, cioè un chitarrista scrive la sua partitura al batterista che sta a New York, poi lui ci butta dalla sua base e la rimanda a quello che fa la chitarra a Londra, e praticamente poi alla fine creano il brano. La condivisione aiuta sicuramente la musica, e anzi mi anticipi anche la prossima. È cambiato il mondo, domanda, il musicista secondo me rimane sempre lo stesso, cioè l'amante della musica, no? Solo che prima doveva essere meno attrezzato culturalmente, oggi invece deve avere una mente che gli spazi a 360 gradi. Esatto. Certo. E io infatti, e mi hai già anticipato la prossima domanda, e quindi vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Questa intervista. Paradossalmente non credi che il crollo dell'industria discografica abbia addirittura proprio rafforzato il mondo della musica suonata dal vivo? Assolutamente sì, sono d'accordissimo, non me ne vogliano gli amici discografici e produttori. Sono perito a quel buco. Insomma. Però guarda, oggi infatti se vedi gli stessi artisti, prima facevano il CD, aspettavano il CD e lo lanciavano. Oggi te lanciano il pezzettino, te lo mandano su internet e te lo pubblicizzano, no? Come si chiama? Cioè, quando lanciano una canzone, il singolo, no? Te lo lanciano su Apple o su iTunes. No? Due l'hanno regalato. Esatto, fanno, capito? Alla fine, quindi veicolano il loro nuovo brano sulla rete. Sì. Quindi tu te scarichi e te fai tutte le app che vuoi, poi quando hanno creato 5, 6, 7, 9 brani nuovi, fanno il CD che lo lanciano e lo pubblicizzano andando a fare concerti. Quindi sono d'accordissimo con te che il calo del discografico ha rafforzato sicuramente la voglia di creare musica dal vivo, sono d'accordo. E dunque, vuoi condividere con noi, questa è la parte un pochino ludica anche dell'intervista, no? Qualche simpatico aneddoto, ne basta uno o due di quelli che ti sono rimasti, che ha visto la tua azienda protagonista con qualche big musicale? Ma guarda, ce ne sarebbero tantissimi, però la cosa più bella che voglio dirvi, due me ne voglio dire. La prima è che io non c'ero ancora, ma me lo raccontano i vecchi che stavano alla vecchia Eco, ma abbiamo anche le prove che questo sia avvenuto. Edoardo Bennato, lo dico tanto, sì. Non c'è nessun problema, lui anzi è orgoglioso di far vedere ai giovani che quello che era e poi cos'è ovviamente diventato, no? Ma lui quando era nessuno girava con una sua Diane, no? Il Deutsche Vaux, no? Per tutta l'Italia, e quando si trovava qui nelle parti della Eco, lui veniva a mangiare alla mensa della Eco perché purtroppo non aveva soldi per andarsi a pagare la pranzo, e quindi lui veniva in Eco e si faceva ospitare nella mensa della Eco per mangiare, e lì poi lui ovviamente aveva con la Eco un rapporto straordinario, no? Voi lo sapete, è stato uno dei primi artisti insieme a Shel Shapiro a suonare Eco. Quindi ecco, Edoardo Bennato, me lo immagino, no? Con la sua Deutsche Vaux arrivare lì dentro la Eco, dice, oh, guarda, sto a pranzo dentro la Eco. Ti rafforzo il ricordo perché nel 1973-74 fecero appunto qui a Civitanova Marche un primo
concerto della musica d'avanguardia italiana, che era la Woodstock italiana, appunto lui con la sua Diane suonava con la sua chitarra ed era il periodo di partenza, no? Quindi questo... E un altro aneddoto poi invece per portartelo a oggi, due anni fa quando Renato Zero mi chiamò per dirmi che voleva fare un evento molto importante dedicato al terremoto emiliano e quindi insieme decidemmo, insieme a me, insieme a Giovanni Matarazzo, decidemmo cosa fare per quel evento a Campovolo, no? Con Ligabue, insieme organizzammo questo evento, cioè noi non è che non organizzavamo, loro organizzarono, ma ci chiesero a noi un modo come poter dare più soldi a questo evento al di là dell'introito dei biglietti e assieme parlammo di questa mettere a disposizione delle chitarre della Eco a questa manifestazione con scritto sopra We Love Emilia, Italy Loves Emilia. E l'aneddoto che c'è dietro è che quando Giovanni mi chiamò, che era su dentro i camerini, la cosa meravigliosa che si rese conto, il nome Eco, l'affetto che tutti i cantanti, gli artisti che erano lì, c'era Ligabue, c'era Zucchero, Giovanotti, l'affetto e la stima che questi chitarristi, musicisti hanno ancora e avevano e hanno ancora in noi. Queste sono le due cose che mi piace ricordare insieme a te. Passato, presente, quindi ti proietto subito nel futuro. Hai una ricetta per avvicinare i ragazzi al vizio di suonare? Io direi a tutti quei ragazzi di non avere paura, perché sembra una stupidaggine, ma la cosa più usuale che sento quando parlo con dei ragazzi, ai quali chiedo, ma scusa, ma per quale motivo? Tu che senti musica, tu che vai ai concerti, sei amante di Giovanotti, sei amante dei Pink Floyd, ma perché non decidi di fare musica tu stesso? La risposta è, ma è difficile, ma ci vuole anni di studio. Perché? Perché purtroppo è passata ormai, in Italia soprattutto, la mentalità che fare musica è di pochi eletti. La mentalità del conservatorio di musica, no? Sì. Cioè, invece i ragazzi devono capire che fare musica è divertente, è semplice e dobbiamo far capire loro che ci sono tante di quelle scuole private, non pubbliche, private, che ti insegnano musica in maniera divertente e che la impari nel giro di una settimana, non dico un mese, una settimana tu già sei in grado di strimpellare la chitarra, sei già in grado di strimpellare un pianoforte, una tastierina e ti diverti con altri amici e facendo, certo, la band. Ecco, noi questa si mette anche in moto il gusto della creatività. Il gusto, esatto. Certo. Quindi questa è la mia ricetta. Diciamo ai nostri giovani che ci leggono, ma anche agli anziani, la musica non è difficile, è facile da imparare. Provate per credere. Vedrete che alla fine ci darete ragione. Senti, siccome stiamo giocando, perché intervista è anche un gioco mentale, certo, per muoverci, dai, il sogno del cassetto da realizzare, no? Sempre nel mondo della musica, parlando, ce l'hai tu. Sì, che Eric Clapton suoni una chitarra da Eco. Io ho chiesto Jeff Beck, quindi sapevo. Esatto, questo è il sogno nel cassetto, ma al di là di questo sogno che non si realizzerà mai, forse, non lo so, ma ecco, il mio sogno è che la Eco ritorni ad essere leader mondiale negli strumenti musicali. Stiamo arrivando piano piano di nuovo ad essere una forza importante a livello italiano sicuramente, ma a livello mondiale, tu mi insegni, sì, ci sono dei player così forti, partendo da Fender, Gibson, Martin, Yamaha, Paul Smith, cioè, ce ne sono ormai tanti, Ibanez, no? E la Eco, purtroppo dopo il tracollo dell'85, per riprendere i suoi valori a livello mondiale non è semplice. Quindi noi stiamo lottando continuamente per arrivare a questo. Ecco, il mio sogno è che tra n anni, non troppi,
là ecco davvero ritorni ad essere la chitarra non solo degli studenti, dei beginner, ma anche dei maestri e quella chitarra che i maestri suggeriscono agli allievi per arrivare anche a certi livelli professionali. Che faccio? Allora la domanda numero 7 non te la faccio. Volevo dirti, l'Italia, notoriamente paese del mandolino, no? Le Marche poi sono state padre della fisarmonica. Voi della Eco, agli albori, raccontavamo prima, degli anni 60, armavate con le vostre chitarre le ribellioni della Beat Generation italiana e quindi ora puntate più sull'innovazione e sulla tradizione. Ma vedi, per quanto riguarda la chitarra, io posso dire che di innovazioni assolute non ce ne sono state. Cioè, se noi prendiamo una chitarra del 1959, tu sei chitarrista, lo sai, e vediamo una chitarra di oggi, quindi dopo 60 anni quasi, la chitarra è la stessa. Cambia leggermente i colori, cambia leggermente ovviamente il legno, qualcosa si sono inventati. Quindi rivoluzionario non c'è stato nulla. Cosa c'è stato? Cioè, forse la Martin che si è inventata una chitarra fatta in fibra di carbonio in un materiale particolare, ma le chitarre che vendono sempre sono quelle fatte in abete, in acero o in sitka, in palissandro, in ebano, eccetera. Quindi viva la tradizione. Viva la tradizione, perché certo. Purtroppo la chitarra non è uno strumento elettronico, la chitarra è uno strumento classico e il chitarrista vuole sempre quella chitarra, quel sound. Addirittura cercano il sound della Fender 1960, ma poi magari cosa è cambiato? Magari è cambiato il pick-up che usi per elettrificare la Fender, magari Seymour Duncan più che prima c'erano magari altri pick-up, ma la chitarra è sempre la stessa, quindi il chitarrista secondo me è sempre colui che cerca la tradizione, che cerca il sound, poi elettrifica la chitarra, la modernizza applicandoci esternamente dei pedali, dei sintetizzatori. Hai visto l'altra sera, no? Luca Colombo come trasformava la sua Porre Smith con tutta quella sua pedaliera che la rendeva un sintetizzatore, però quando lui si stancava, tac, staccava il pedalino e ritornava a fare il suo esercizio di chitarrista vero e puro e facendo jazz o improvvisando come voleva. Quindi questa per me è e rimarrà sempre la chitarra. Allora, guarda, questa intervista che sembra un concerto è riuscita benissimo, quindi come bis ti faccio una domanda che riguarda poi anche la nostra rivista, il Tiga Magazine. E senti, noi abbiamo una nostra tradizione, no? Mensilmente chiediamo la parola chiave del mese e a te questo mese ti è toccata la parola celare, no? Cosa ti fa venire in mente? Celare mi viene in mente, ecco, una parola: nascondere, forse non far vedere, forse, ecco, applicando questa parola celare, nascondere al nostro mondo, ecco, io vorrei dire non celiamo più ai nostri giovani, ma anche ai nostri terza età, la musica, non la nascondiamo più, facciamo capire loro che la musica è un bene assoluto che ci avvicina non solo all'altissimo, all'aldilà, al supremo, ma come hai detto tu prima, a noi stessi, ci fa crescere, ci fa star bene, ci dà gioia e soprattutto ci diverte e non ci fa andare in depressione. Quindi celare, non celiamo la musica ai nostri bambini, ai nostri ragazzi e ai nostri nonni. Grazie. Grazie a te.